Buongiorno, sono Isabel Recabarren di Panorámica Latinoamericana. Oggi vi parlerò di Marta Cartabia, la Presidente della Corte Costituzionale Italiana, eletta per unanimità nel dicembre scorso. Ci sono voluti 60 anni per avere una Presidentessa giudice. Con la stampa estera in Italia abbiamo avuto il piacere di intervistarla. Marta Cartabia è una convinta europeista ed internazionalista, un'accademica che continua a fare ricerca. È notevole la sua tenacia, è sposata, tre figli, vivono a Milano. Riguardo l'Unione Europea, le abbiamo chiesto, dal momento che la Corte Costituzionale accompagna i cambiamenti della società e del paese, dove va l'Italia? È in sintonia con i paesi europei? Lei come europeista ha sottolineato il ruolo fedele dell'Italia, un fedele paese fondatore. Ascoltiamola. Che la posizione italiana nell'Unione Europea è sempre stata quella di una voce che si è fatta sentire, che non ha subito delle decisioni assunte altrove, ma che ha partecipato a costruirle. Questo vale anche per l'atteggiamento della Corte Costituzionale, perché un frammento della costruzione dell'Unione Europea e non un frammento secondario, un frammento importante, la costruzione dell'ordinamento giuridico in cui le corti svolgono un ruolo molto importante, tutti i giudici, ma anche le corti costituzionali. Le corti costituzionali nazionali insieme in rete con la Corte di Giustizia. C'è un meccanismo chiave che è stato, lo dicono i più grandi studiosi da sempre, uno strumento essenziale per la costruzione dell'ordine giuridico europeo che è il rinvio pregiudiziale, cioè una specie di ponte procedurale che mette in rapporto le corti nazionali con la Corte di Giustizia. Anzi, per dire la verità, quel meccanismo è stato ideato da un italiano, era Stefano Catalano, sì, era un comitato tecnico che aveva visto come funzionava bene in Italia e l'ha proposto. Quello è uno strumento formidabile che permette alla Corte di Giustizia di creare questo ordinamento anche bottom up, non soltanto calando dall'alto. E quindi è importante la partecipazione di tutti. Noi abbiamo preso ultimamente delle posizioni di grande apertura e anche di un certo protagonismo nella costruzione europea. Questo è un po' il carattere. Ci siamo e ci siamo per dare il nostro contributo. Quindi l'immagine del subire il diritto europeo oppure di astenersi o di criticarlo, di voler uscire, non rappresenta l'Italia. Siamo dentro e siamo dentro con una voce. Come sappiamo, il 28 aprile la Presidente Cartabia ha presentato la relazione della Corte Costituzionale, dove lei ricorda che la Costituzione è stata sempre ed è la bussola nei momenti difficili della società italiana. E noi le abbiamo chiesto, allora, perché pur conoscendo il ruolo super partes della Costituzione, della Corte Costituzionale e della Presidente, le sue parole vengono interpretate per farla entrare nella contesa politica quotidiana? Ascoltiamo la sua risposta. Trovo che sia davvero inappropriato attribuire al Presidente della Corte Costituzionale questo intendimento di scendere nell'agone politico. Se c'è una virtù, un principio che un giudice costituzionale in generale, ma un Presidente della Corte Costituzionale tiene a preservare, è proprio quello di essere super partes. Noi siamo chiamati a giudicare le leggi fatte dal Parlamento, i conflitti fra poteri. Sarebbe gravissimo che un presidente volesse entrare nella discussione per dire questo atto del governo non va bene, quest'altro va bene. No, non so come si possa immaginare un atteggiamento di questo genere. Questo in generale per la funzione che svolgo e poi devo dire in particolare per la mia storia, perché lei l'ha sottolineato, io vengo da un percorso di tipo accademico, è un lavoro che amo moltissimo, quello della vita universitaria. A settembre, quando scadrò dal mio mandato,
tornerò a fare ricerca, tornerò a insegnare. Sono attività che io reputo fondamentali per la crescita di una società. C'è una fierezza nell'essere indipendenti che tengo a sottolineare. Prima ancora che un dovere, è una prerogativa che ogni giudice si vuole gustare fino in fondo, perché è preservare la propria libertà. Un altro punto di grande interesse nella nostra conversazione con la Presidente Marta Cartabia è stato il rapporto Stato-Regione. Su questo ci ha dato una chiarissima spiegazione e soprattutto sulla leale collaborazione. Il tema dominante della relazione annuale sul 2019 che è la leale collaborazione fra i poteri. Innanzitutto mi permetta di dire una cosa, anche qui sto parlando di un principio che da sempre esiste nell'ordinamento italiano e in tutti gli ordinamenti, addirittura nell'ordinamento dell'Unione Europea è proprio scritto nei trattati, no? Questo bisogno che i singoli poteri, i singoli stati e l'Unione, ciascuno nel suo ambito di competenze, collaborino. Questo vale per tutti i poteri, ma su questo asse dei rapporti Stato-Regione in particolare, perché la Costituzione italiana prevede un elenco di materie in cui le regioni possono intervenire, o meglio, al contrario, dopo la riforma del titolo V, le materie nominate sono quelle di competenza dello Stato e poi ci sono delle materie che si dicono concorrenti perché insieme lo Stato e le regioni, e tipicamente la sanità è una di quelle concorrenti, debbono collaborare, lo Stato detta i principi e le regioni le norme di dettaglio, e poi ci sono delle competenze totalmente affidate alle regioni. In molti casi è talmente importante la leale collaborazione che dopo aver portato il caso davanti alla Corte continuano le trattative tra Stato e Regione e in molti casi trovano un accordo prima che il giudizio finisca e quindi arrivano alla Corte Costituzionale dicendo non serve più il vostro giudizio. E io l'ho scritto nella relazione, dico siamo felici che lo Stato e le regioni trovino gli accordi. Se lo fanno un po' prima evitano di farci lavorare perché poi noi studiamo, facciamo l'istruttoria eccetera eccetera per poi arrivare in udienza e scoprire che in realtà quel conflitto si è sciolto. È molto positivo che si sciolga, meglio se si scioglie un po' prima. Gli ambiti ci sono, l'ordinamento prevede dei canali, per delle sedi per poter svolgere questi incontri e trovare degli accordi. Come abbiamo saputo, la Presidente Marta Cartabia ha appena superato il Covid-19. È un virus che fa paura, ci racconta. Con grande stupore di fronte a così tanti morti, tanto dolore, persone isolate che sono state condannate a morire in solitudine senza il conforto dei loro cari. La Covid che l'ha attaccata non era una forma grave, lei non è stata ricoverata in ospedale. Tuttavia, spiega, è un virus che richiede tempo per essere eliminato, ti lascia stanco, tuttavia lei ha sempre continuato a lavorare da casa. Ringrazia i medici che si sono fatti carico del problema della salute senza preoccuparsi tante volte della propria. Riflette invece quando ti viene una situazione di questo tipo, ti senti attaccato, ti senti meno onnipotente. Qualcosa sfugge al controllo, ti poni tante domande e pensi che questo possa avere anche un valore sociale oltre che personale. E lei si è fatta tante domande, tra queste, era magari indispensabile che avesse fatto tutto quello che ho fatto o forse non avevamo dei ritmi eccessivi? Perché lei anche questo periodo gli ha permesso di riscoprire la propria famiglia, ha potuto godere dei figli, il matrimonio, proprio la famiglia e la tranquillità. Però ci ha lasciato anche una riflessione sociale molto più ampia che è molto interessante ascoltarla. I grandi momenti creativi della storia della Repubblica Italiana è questo, spesso nascono dalle macerie di una crisi, no? Si è detto sempre, alla fine della Seconda Guerra Mondiale
i paesi sono rinati, non sono tornati al punto di prima, sono rinati con uno slancio nuovo. Io mi auguro per me stessa, per la vita personale di chi è stato e tutti abbiamo fatto dei sacrifici in questo periodo, ma anche per la vita collettiva, che sia questo grande sacrificio che ci è stato imposto, che sia per una possibilità di riguardare le cose con occhi nuovi, con occhi più freschi e quindi che sia un nuovo inizio quello che ci attende a breve. Bene, stiamo assistendo a una trasformazione delle istituzioni nelle loro massime espressioni. La partecipazione femminile nelle alte cariche dello Stato è un auspicio di uguaglianza nel prossimo futuro. Quando donne professioniste di alto livello, Marta Cartabia in Italia, Marianela Ledesma in Perù, diventano icone per le future generazioni. Ancora di più quando amministrano giustizia, la giustizia nelle corti delle corti, che è la Corte Costituzionale, con un'ampia visione sociale pensando al bene comune. A presto!